La vita è un'opportunità. Colla. Beh, questa storia nasce qualche anno fa, 1996. La vita è un sogno, fanne una realtà. Abbiamo fatto moltissimi spettacoli insieme, tantissime avventure. La vita è una sfida, affrontala. Siamo anche, credo, diventati, ma anche qualcosa di più, di amici. In tutti questi anni io sarei stata per te la tua miccia. Abbiamo fatto di tutto, con la neve, con la pioggia, notte, giorno, viaggiando comunque e dovunque. La vita è un dovere, compilo. Non glielo confesserò mai, ma ha un talento strepitoso, sovrumano. Devo dirti che sono tanto contenta di lavorare con te, orsacchiottino mio. E devo dire, recitare con lei fa impressione, cioè io poi non ho scelto quella strada, ma perché ha una energia in scena che fa veramente, ti costringe ad essere sempre presente profondamente anche nella vita. La vita è bellezza, ammirala. È instancabile, cioè veramente instancabile. L'ho vista nuotare per chilometri e chilometri nel mare e io annaspavo. L'ho vista arrampicarsi sulle montagne, cioè non è una favola, non è una fantasia. Mi posso permettere? Lei non è nemmeno una donna. Io non sono mai stata un uomo, sono sempre stata una donna. Dai, su, non dire sciocchezze. Lei non è nemmeno una donna, perché è una donna bionica, nel senso... E ha onore del nostro sesso debole. L'ho vista recitare con 38-39 di febbre, con la gola che non respirava, le punture fatte di cortisone. Cioè... Proceda, dottore. E veda di non ammazzarmi, per favore. Non ha moralità, non cambia carattere, no? Se le cose, insomma, sempre un po' di stanchezza, tutti noi, no? Abbiamo un po' di stanchezza, un po' di malessere. Lei però quando ce l'ha non lo trasmette ai propri colleghi di scena e questo è un grandissimo pregio. Un difetto è troppo, nel senso che delle volte uno dice per favore... un po' di pace, cioè freniamo un attimo, riposa di un momento. Poi adesso posso dire le cose peggiori, ovviamente. Il freddo. Lei non sopporta il freddo. Come c'è un abbassamento di temperatura che arriva a 21 gradi, dove noi siamo in canottiera, lei è coi piumini, capisci? E questa è una cosa, francamente. Però, vabbè, è così. Questo è l'unico difetto, diciamo, che mi viene in mente adesso. Per il resto ha un'energia, un entusiasmo, un'anima bambina, che è un po' il segreto del nostro mestiere. E ride come un bimbo. Quanti gridi di passeri. Sicuramente è un talento meraviglioso che va coltivato, preservato. E si ricordino della locandiera. Beh, a questo punto... Bella presentazione. Manca soltanto il nome e il cognome di questa Wonder Woman, Pamela Villoresi. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Benvenuta a Retroscena, mancavi solo tu. Allora, Valerio Binasco, in una delle interviste che ho avuto con lui, mi diceva che la prima cosa che bisogna chiedere a un attore, a un'attrice in questo caso, è come stai. Secondo lui era la prima cosa da chiedere, allora io rispetto questa desiderio. Non so perché te l'avesse chiesto, comunque io sto piuttosto bene. Mi picco nel dichiarare spesso che per quanto possa essere stata faticosa certe volte, dolorosa, penso alla vedovanza, eccetera, eccetera, però posso dire che la mia vita mi assomiglia. Il che, insomma, detto a 53 anni, il che vuol dire che mi assomiglia al mio lavoro, le cose che faccio, come lo faccio, gli amici che ho, e come sono i miei figli. E devo dire, penso che sia abbastanza un privilegio. Sento molte lamentele di persone che hanno un po' divorziato dalla propria vita. Ecco, questa espressione, la vita che ti assomiglia, non so perché mi fa venire in mente... Un famoso libro di Robert Pirsig, che era rimasto un classico, un libro di culto si suol dire, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
E praticamente in cui la teoria che veniva portata avanti è che la qualità con la Q maiuscola c'era laddove c'era appunto sintonia, il più aderenza possibile fra ciò che si fa e ciò che si è. Non so se ho fatto un volo pindarico, ma... No, ma è esattamente così, anche perché se uno, diciamo, tiene un piede su quello che è dentro e l'altro piede su quello, su come vuole apparire o come vuole essere in base a quello che gli altri pensano di lui o vorrebbero che lui fosse, o a un lavoro che non gli piace, a un matrimonio che non gli piace, queste gambe prima o poi come su due lastre di ghiaccio finiscono per divaricarsi, esatto. E uno poi finisce nei senti, guai, invece, diciamo, a proposito così, delle cose che sono state dette in questa presentazione da Maurizio Panici, di cui poi parleremo abbondantemente anche in seguito, e David Sebastian, confermi tutto ciò che è stato detto di te, anche la sindrome freddolosa? Ma io sono freddolosa psicologicamente, nel senso che io in realtà poi faccio, appassionata di mare, il bagno anche il primo gennaio d'inverno, quindi se fossi veramente freddolosa non lo potrei fare. Però come vado via da casa ed è inverno e ci sono gli spifferi, mi sento sola, veramente dormo con i piumoni, le stufe accese, grondando di sudore, per cui i miei camerini sono una sorta di paradiso tropicale, pieni di stufette. Sì, è vero, qui c'ho un po' una... Proprio un fatto psicologico, dici? Psicologica, sì. Ah, invece dicevo, Maurizio Panici, nel parlare di te, non ha lesinato, come abbiamo sentito, i commenti lusinghieri sul tuo talento. A tale proposito, tu ricordi il complimento più grande che ti ha fatto Giorgio Strehler, in cui ti ha detto talento naturale prediletto, però mi sono sempre chiesto che voleva dire secondo te con quell'aggettivo prediletto? Beh, io ero un po' la sua figlietta teatrale, ecco. Effettivamente in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto, quando spiegava le cose agli altri attori, come faceva lui, pieno di esempi, di racconti, di aneddoti che ti portavano però nella psicologia del momento, vedevo i colleghi che faticavano, preferivano avere magari indicazioni più tecniche, vai a destra, vai indietro, abbassa la voce, e invece lui gli voleva dare la comprensione profonda. Allora io mi ricordo, come lo capivo, allora certe volte mi faceva: dai Pamelina, vai tu, spiegagli. Oppure mi diceva a me delle cose tecniche, io non le facevo perché non mi convinceva, poi a forza ad ascoltarlo mi veniva l'idea, facevo un gesto, una cosa, e lui era generosissimo, andava a chiamare la gente dagli uffici: venite a vedere cosa ha fatto la mia bambina. Quindi dava soddisfazione, c'era, insomma, una sorta di, come dire, di intesa privilegiata. E invece, sempre a proposito dei talenti, tu hai detto che senza le occasioni, senza la fucina, spesso queste capacità anche talentuose non trovano i contesti adeguati in cui esprimersi. Secondo te nel nostro paese oggi ci sono queste occasioni, queste fucine? Beh, diciamo, non tutto il territorio è così generoso a pari merito, però oggi ci sono senz'altro le occasioni, le scuole buone anche per fare teatro. Il problema magari è dopo, mancano un po', come dire, di attenzione sia agli stabili e un po' in generale le strutture per la ricerca, che magari di per sé, la famosa avanguardia, come si diceva una volta, che di per sé magari fa degli spettacoli forse anche opinabili o magari non tutti piacevolissimi e per tutto il pubblico. Però quegli esperimenti contenevano, diciamo, l'embrione del linguaggio futuro e comunque i nuovi talenti in erba, attori, drammaturghi, registi, scenografi. Per cui se manca la palestra, poi mancano i professionisti del domani. È un humus necessario.